la dirigenza lo sa bene e anche sotto consiglio di Max Allegri si sta muovendo in questa direzione. Ma non solo, si lavora contemporaneamente anche in vista dell'estate e del prossimo anno. Tanti tavoli di trattative aperti, tante suggestioni e idee di calciomercato in casa bianconera. Per fare il punto della situazione quindi, vi riproponiamo la nostra raffica di mercato della Juventus, dove racchiudiamo in un unico articolo tutte le più grosse novità del momento, una dopo l'altra. E occhio, perché ci sono alcune notizie davvero grosse. Pronti? Allora partiamo subito dalla prima flash news. 1. Iniziamo da uno dei temi più importanti per il mercato della Juve, la situazione legata ad Aaron Ramsey. Il suo addio già a gennaio aprirebbe infatti le porte ad almeno un colpo in entrata a centrocampo. La Juventus spinge in tal senso e starebbe valutando anche l'ipotesi rescissione qualora non riuscisse a trovare acquirenti. Ad ogni modo, tra il gallese e la vecchia signora la storia è virtualmente già finita. 2. Sostituto a sorpresa. Sappiamo che la Juve sta monitorando diverse alternative per la mediana. Ma ora sarebbe spuntato un nome nuovo che calciomercato.it indica proprio come possibile sostituto del partente Ramsey. Nel mirino bianconero sarebbe dunque finito più il Gonzalo Villar, che alla Roma sta trovando pochissimo spazio con Mourinho. Nome da tenere d'occhio. 3. Conferma a vita. Rimane caldissimo anche il tema rinnovi dalle parti della Continassa. Dybala e Cuadrado i prossimi in ordine di tempo, poi però ci sarà spazio anche ad altre importanti conferme. Tra queste, quella di Danilo che dovrebbe legarsi alla Juve a vita per chiudere la carriera vestendo di bianconero. 4. Cessione eccellente. La Juventus starebbe valutando molto bene le prossime mosse. E per operare in entrata, potrebbe servire anche qualche grosso sacrificio. Tra i giocatori sui quali i vertici bianconeri stanno ragionando ci sarebbe anche Dejan Kulusevski. Ritenuto fino a poco tempo fa un intoccabile ed elemento importante in prospettiva futura, ora lo svedese potrebbe finire sul mercato. Forse addirittura già a gennaio, con Atalanta e Manchester United alla finestra. 5. Speranza per il grande colpo. Grossa attenzione alla vicenda Dusan Vlahovic, l'obiettivo numero uno della Juve per l'attacco. Le altre contendenti si sarebbero scatenate, con Arsenal e Tottenham in testa. Ma i bianconeri sarebbero ancora in pole position. Questo grazie alla volontà del giocatore che, secondo la Nazione, non starebbe al momento valutando le proposte di altri top club proprio per aspettare la Juventus, che dunque sarebbe la sua prima scelta. 6. La novità. Non solo nomi roboanti. Come suo solito, la Juve si muove anche su giocatori emergenti, ancor meglio se italiani e con esperienza in Serie A. Ecco allora spuntare il nome di Andrea Cambiaso sui taccuini bianconeri. Il classe 2000 avrebbe attirato le attenzioni anche delle due milanesi, ma la Juve potrebbe bruciarle facendo leva sui buoni rapporti di mercato con il Genoa. Dopo Rovella, Cherubini potrebbe chiudere un altro affare molto simile con i rossoblù. 7. Il colpo di gennaio. Stando alle notizie che arrivano dalla Germania, si starebbe avvicinando sempre di più il primo grosso colpo di calciomercato della Juventus per gennaio. La Bild infatti conferma come Axel Witsel sia assolutamente propenso ad accettare la corte della vecchia signora. Il belga piace molto ad Allegri da tempi non sospetti e potrebbe sbarcare a Torino tra qualche settimana. 8. Allarme rosso. Bisogna fare molta attenzione agli sviluppi di mercato intorno a Matthijs de Ligt in vista dell'estate. Raiola, il suo procuratore, ha già avvisato la Juventus, ci sono parecchie sirene che stanno già suonando. In particolare, attenzione a Chelsea, Manchester City e PSG, con il Barcellona più defilato per questioni economiche.
I bianconeri sono avvisati, anche perché a fine anno si attiverà la clausola rescissoria da 150 milioni presente nel contratto del difensore olandese. 9. Il sogno proibito. Il sogno di calciomercato di tifosi e dirigenza della Juventus, c'è probabilmente un solo nome in cima alla lista che spicca tra tutti gli altri, Paul Pogba. E le ultime notizie contribuiscono a far sperare. Pare davvero finita stavolta tra il francese e lo United, con il polpo che a fine stagione si svincolerà a parametro zero. E secondo i media francesi, sarebbe proprio la Juve ad essere in pole position, potendo contare sul pieno gradimento da parte del giocatore. L'ostacolo però rimane il pesantissimo ingaggio. Ma se veramente ci fosse la volontà condivisa delle parti, allora una soluzione in qualche modo potrebbe trovarsi. Il sogno continua.